Nel nostro gruppo di ricerca ci occupiamo di analisi dei dati, di big data, quindi la gestione di grossi moli di dati per creare conoscenza in tempo reale. E l'analisi dei dati in questi mesi ovviamente si è dimostrata di fondamentale importanza per poter analizzare tutti i dati che arrivavano alla gestione dell'epidemia da Covid-19. Ad inizio marzo col gruppo abbiamo definito un modello di predizione in grado di predire quella che poteva essere la curva epidemica sui contagi a livello nazionale di Regione Lombardia e siamo stati in grado ad inizio marzo, con diversi mesi di anticipo, di predire quelli che potevano essere tutte le varie fasi che abbiamo vissuto poi sul territorio nazionale, quindi le varie fasi di lockdown, fase 2 a inizi di maggio, fase 2bis intorno al 18 di maggio e il ritorno alla vita normale che abbiamo sperimentato tutti ad inizi di giugno.